c'è pace fra le modiste. In fatto di cappellini, le signore diventano ogni giorno più esigenti. Non vogliono più un vero e proprio cappello. Vogliono qualcosa che sia un cappello, ma al tempo stesso non lo sia affatto. Qualcosa che si intoni con il vestito, ma al tempo stesso faccia contrasto. E soprattutto qualcosa che colpisca gli uomini, ma non li faccia ridere. Le modiste poveracce non sanno più a che cosa ispirarsi, che cosa inventare. Le hanno pensate tutte. Anzi, li hanno pensati tutti. Ma alle diaboliche clienti ne pensano sempre una più di loro. Le fonti di ispirazione stanno per esaurirsi. Dopo il gallo e la gallina, non c'è rimasto nel campo della zoologia che il cavallo dei carrettini siciliani. Sapete, quei cavalli carichi di penne e pennacchi, campanacci e campanelli che si pavoneggiano nei giorni di fiera. Ecco, così, proprio come questa modella. Si ricorre allora alla botanica, i grappoli di glicini per esempio, o ai paesi afroasiatici sottosviluppati, come in questo caso. E le indossatrici che cosa ne pensano di questa strana mania, di questo boom del cappellino? Come si chiama lei? Mary Arden. Non è italiana? No, no, sono straniera, sono americana. Ma le piacciono questi cappellini italiani? Sì, sì, mi piace molto. Hanno un nome questi cappellini? Sì, questo è Foglio d'Autunno e questo è Raffaello. Ma chi è che impone alle donne queste cose? Chi è il responsabile? Questa è una delle responsabili. Ma lei si alza la mattina per far piacere alle donne? No, per far dispetto ai mariti. Come si chiama lei? Maria Rosa. Ci andrebbe fuori con questo cappello? Sì, sì, sì. Ma la prenderebbero per una gallina? Non importa. La caccia all'originalità continua. L'ispirazione dei creatori di cappellini non si impenna davanti a nessun ostacolo. E non crediate che sia difficile convincere una signora a comprare un cappello di questo genere. Il difficile ormai è convincerle ad acquistare un cappellino classico. Qualcosa cioè che abbia tutti i requisiti di un cappello vero e proprio. E per il prossimo anno, che c'è di nuovo? Come vanno i cappellini per il 1964? Ce n'è un po' di tutti i modi, e vedo, dipende dalla persona, il viso che lo deve portare. Anche se hanno visi da cavalli? Cercheremo anche il cappello per il viso da cavallo. Ecco, questo per esempio mi sembra perché per un cavallo andrebbe bene, perché no, c'è anche lo scacciamosche. Invece, guardi quanto è bello. I mariti abbiamo preferito non intervistarli. Avevamo paura che andassero sul pesante.